Wow ragazzi, sono stata in un posto stupendo. Vi chiederete, ma dove? In Puglia! È un posto stupendo con i castelli, i trulli e non saprei davvero come descriverlo. Però, invece di descriverlo, io ve lo mostro direttamente. Siamo qui nel santuario di Santa Maria di Leuca, Philippus Terre. Vuol dire che qui siamo sulla punta dell'Italia. È finita la terra. È una cosa meravigliosa. Qui abbiamo il faro con la Madonnina che protegge i marinai. Santa Maria di Leuca è una frazione del comune di Castrignano del Capo, che si trova in provincia di Lecce. Si trova in Salento, all'estremità meridionale della Puglia. Il suo nome deriva dal greco leukos, che significa bianco, probabilmente per le sue scogliere, che sono tutte belle bianche. Leuca è famosa soprattutto per il suo faro e la Basilica di Santa Maria di Philippus Terre. Si affacciano sullo stesso piazzale a Monte Meliso, che è sopraelevato rispetto al centro abitato sottostante. Al centro del piazzale della Basilica si erge l'impotente colonna corinzia, che è stata eretta nel 1694. Per celebrare il fatto su queste cose, approdò San Pietro, arrivato dalla Palestina, che seguendo le rotte commerciali presenti erano già a quei tempi. Qui iniziò la sua opera di evangelizzazione nella zona di Otranto, prima di arrivare a Roma. Al suo arrivo, l'originario tempio dedicato alla dea Minerva diventò un luogo di culto cristiano. Nel 343 Papa Giulio si recò a Leuca per consacrare il santuario locale, che già dai tempi antichi e nel Medioevo fu meta di pellegrinaggi per venerare la Madonna di Leuca. L'edificio attuale della Basilica è il sesto edificato. A causa delle continue distruzioni e saccheggi da parte dei turchi, insieme al santuario furono poi edificati gli edifici annessi per offrire ospitalità ai fedeli. All'ingresso si può ammirare una bellissima statua della Madonna di Leuca, che è stata realizzata nel 1897. A Ferragosto, ogni anno, viene portata in processione fino al porto, dove viene imbarcata su un peschereccio addobbato a festa, che questa è considerata la protettrice dei pescatori. L'interno del santuario è ad una navata unica e sull'altare maggiore si può ammirare il dipinto che dà il nome alla basilica. Il quadro attuale è, secondo la tradizione, il terzo in ordine di tempo. Il primo si narra che venne dipinto da San Luca su una commissione dei Leuchesi, mentre l'Evangelista si trovava a Malta a causa del suo ministero. Apro una parentesi. Facendo una ricerca, ho scoperto che ci sono un sacco di quadri attribuiti a San Luca, uno dei quali dà nome alla Madonna di San Luca, che è nella mia città, Bologna. Il secondo quadro fu opera di Giacomo Palma, senior però, e fu distrutto dalla furia dell'editto dell'imperatore Galerio. Il vescovo Monsignor Giacomo del Balzo nel 1507 ne commissionò un terzo al pittore fiorentino che si chiama Giacomo Palma Junior, che è discepolo del Tiziano, pregandolo di ricalcare le stesse immagini di quelle attribuite a San Luca.
Nella distruzione successiva del 1624, anche questo quadro finì nel fuoco a causa dei pirati. Ma quando le fiamme lambirono il volto della Madonna e del Bambino, si spensero miracolosamente. La parte salvata è quella che ora ammiriamo sull'altare maggiore. Sul lato destro del santuario si trova un enorme masso chiamato Ara a Minerva, testimonianza dell'originario culto pagano in quel luogo. Uscendo dalla basilica, si torna nel piazzale con la colonna corinzia e si può ammirare il faro di Leuca, che venne inaugurato nel 1866. È alto quasi 50 metri. Una doppia scalinata con 296 gradini collega la basilica al porto vecchio sottostante, facendo da cornice alla cascata monumentale che permette all'acquedotto pugliese di sfociare nel mare. Venne costruita nel periodo fascista. Infatti alla base è decorata con una colonna in stile romano donata da Mussolini, che evoca gli antichi acquedotti romani. Lungo la costa salentina, con cadenza regolare, ci sono centinaia di torri di avvistamento costruite per avvistare l'arrivo delle navi dei turchi, che attraverso segnali luminosi trasmessi da una torre all'altra si dava l'allarme fino all'entroterra. La più famosa in questo tratto è la Torre dell'Uomo Morto, fatta costruire nel XVI secolo da Andrea Gonzaga, conte di Alessandro. Si chiama così per via di alcune ossa umane trovate all'interno. Adesso vediamo alcune curiosità. In questa terra si può ammirare un fiore rarissimo che si chiama Fiordaliso del Capo di Leuca, che cresce solo in questa zona. Un'altra cosa interessante è che in questa zona, in determinate condizioni, si può vedere l'incontro delle correnti provenienti dal Golfo di Taranto con quelle che arrivano dallo Stretto di Otranto, ossia tra il Mare Adriatico e lo Ionio. Poco fuori Punta Ristola giace il relitto del sommergibile italiano Pietro Micca, affondato durante la Seconda Guerra Mondiale con il suo equipaggio di 58 marinai. Come vedete c'è un bellissimo tramonto e io da questo posto, che è il confine dell'Italia, diciamo proprio la fine dell'Italia, mando a tutti voi, miei cari ragazzi e miei fan, con un grande bacio, un saluto di tutto cuore. E poi ci rivedremo prossimamente con altri video, altre ricette e altre belle cose che andrò a vedere. Grazie a tutti, vi mando un bacio.